Trovati oggi ospiti del mio in questo nuovo studio bellissimo che ci ospita da un po' di tempo. Abbiamo il gradito ritorno dell'ingegnere Luigi Maione che poi vi presenterò e abbiamo un altro, una new entry, abbiamo il professore Amedeo Amoresano che è un docente, Buonasera. professore presso la Federico II di sistemi per l'energia e per l'ambiente. Poi approfondiremo questo nostro questo argomento che mi interessa moltissimo. L'ingegnere Maione è stato spesso un altro ospite. Sopra tutti in un periodo in cui parlavamo di bonus. Quindi prima di entrare nell'argomento di oggi che è la transizione 5.0. Io vorrei un poco, fare un po' di inciuci, imparare un po' dello stato dell'arte, perché questo bonus ha, vist, ha visto coinvolta anche me e non l'ho avuto. Allora, ingegnere, simpaticamente, che lui si fa perdonare tutto. Parliamo un po' dello stato dell'arte di questa situazione che adesso anche lei è in transizione, vediamo che cosa succede. Buon pomeriggio, eh, sì è vero, grazie per l'invito. Non sono presentato, lui fa parte della shift che io sbaglio sempre, dovete sapere che io dicevo ship e lui si arrabbia, invece ship. l'ho detto bene? Eh, Hai detto bene. quindi esorcizziamo sì. un po' questa cosa allora prego Luigi, no, finiamo di scherzare entriamo nel merito. Allora, sì eh, in effetti eh, la nostra società si è occupata per eh, un triennio di, di super bonus che ha avuto un inizio eh, e ti ricorderai per le trasmissioni certo, che abbiamo fatto. Abbiamo dedicato tanto, abbiamo, tanto spazio. Sì, abbiamo dedicato molto e eh, abbiamo seguito praticamente l'iter che all'inizio era ben promettente e è andato via via affievolendosi per i tanti interventi normativi che a gamba tesa lo hanno nominato alla base. E quindi, diciamo, arriviamo all'epilogo. Del Super Bowl mi hai fatto la domanda che mi, mi coglie un attimino, eh, da un lato a disagio, perché non ci aspettavamo eh, le, un epilogo così funesto di questa misura che eh, ha visto degli alti e bassi in realtà. Ma mh, andava secondo me eh, modificata, ma non a cui non dovevano tagliare le gambe a questa, a questa misura. In effetti oggi siamo all'ultimo e definitivo intervento normativo che ha posto la fine del super bonus perché ha eliminato alla base qualsiasi tipologia di cessione dei crediti derivanti e con esso lo sconto in fattura, che era poi uno dei pilastri portanti della misura in quanto consentiva Uh, di poter uh, pagare uh, da parte dei beneficiari i lavori uh, mh, mh, splittandoli praticamente al cessionario che, uh, e all'impresa esecutrice che di fatto venivano pagati con i crediti generati. Oggi, diciamo, mh, gli interventi che si possono fare perché resta il Super Bowl per tutta l'annualità la, uh, certo, 2024, resta e per tutta l'annualità 2025 con un decalage che quest'anno è al 70% e l'anno prossimo è al 65%. Ovviamente lo stop riguarda uh, tutti, eh, tutte quelle uh, attività che vanno ad implementarsi. Dal 30 marzo in poi, cioè che praticamente è la data di, del decreto legge, dell'ultimo decreto legge, e al 65% l'anno prossimo. Eh, quindi mh, Decalage ovviamente riguarda. Eh, riguarda i lavori che al 70, quest'anno al 65%, vedranno impegnati eh, tutti quegli interventi eh, di efficientamento energetico e di eh, miglioramento sismico. Ma con la particolarità che non sarà più possibile cedere eh, i crediti e dovranno essere, eh, ahimè, eh, mh, praticamente usati come spazio. Eh, come spalmatura delle, delle, delle tasse e delle imposte per eh, dieci anni in questo momento, perché eh, è, stato anche, eh, è stato anche autorizzato il passaggio dal quattro anni in cui si potevano... Spalmare eh, i crediti a 10 anni per eh, la cosiddetta detrazione diretta, e cioè praticamente per quelli che eh, beneficiari eh, hanno, hanno la possibilità con la, il loro 740 di eh, pagare gli F24 Capire. con questi crediti. Detto questo. Io ti ringrazio perché ho aperto io una parentesi perché tu ti occupi certo, anche certo. di tutto No, adesso so, noi siamo qui, anzi... Per l'argomento di oggi... In, in, sì, siamo qui adesso con il professore Amoresano proprio perché noi ci occupiamo di energia e la, uh, il super bonus è stata una parentesi in effetti, però adesso andiamo avanti con uh, con la transizione appunto 5.0 di cui il professore Amoresano è... Uh, è un degno cultore e praticamente è protagonista in prima persona. Bene, allora prof, presso la Federico II, insegnamento di cui si vorrebbe però che lei ci spiegasse in particolare di cosa si occupa questa, questa, sì. questa disciplina. Buonasera, grazie per l'invito. Diciamo, la disciplina dei sistemi per l'energia ambiente è una disciplina abbastanza antica nel senso che rientra in un raggruppamento universitario che riguarda le macchine e le macchine sono un modo per tradurre l'energia dalle sue fonti primarie per poi farcela arrivare sotto forma di energia elettrica a casa nostra. Ovviamente il processo di conversione non è a costo zero, quindi perdiamo qualcosa lungo questa trasformazione e uno dei sistemi che noi abbiamo degli studi, che diciamo, diciamo, rimane nella notte dei tempi è come migliorare questa trasformazione affinché risfatto 100 il nostro potenziale iniziale ce ne possa arrivare nelle nostre case quanto più possibile e quindi riducendo i costi inizialmente questo è stato fatto come ben sappiamo con i combustibili fossili che hanno prodotto sia benessere ma anche un po' di, diciamo, di attenzione da un punto di vista ambientale e qua faccio un piccolo... Diciamo, un, una piccola puntualizzazione dei colleghi ingegneri, noi risolviamo i problemi però dobbiamo collaborare anche con le altre branche per comprendere a volte diciamo, qual è il costo della soluzione certo. eh, delle, diciamo, delle nostre idee, però diciamo, fondamentalmente adesso i sistemi per l'energia dell'ambiente associano la produzione di energia sotto varie fonti, quindi combustibili fossili, eh, fotovoltaico, idraulico, eccetera, eccetera, eh, cercando di coniugare diciamo, un buon impatto ambientale, quindi cercando di essere meno invasivi verso l'ambiente e quindi produrre diciamo, energia verde. Poi dire energia verde diciamo, è, è una cosa molto, molto complessa e qua poi si inserisce l'attuale modello di transizione 5.0. Che, diciamo detta così è una parola magica, ma in realtà ha all'interno molte complessità proprio per quanto riguarda i sistemi, l'applicabilità, le modalità, i costi e tutta una serie di, di opzioni che bisogna comunque analizzare magari... eh, esattamente. Ad esempio, il fotovoltaico va bene, nel senso che è verde, però depaupera il suolo. Uh, si parla spesso di rendimenti elevati del fotovoltaico, in realtà il cosiddetto rendimento di picco è quello che si ha al mezzogiorno del 21 luglio e spesso si confondono questi dati per fornire dati non sempre proprio uh, diciamo, precisi da un punto di vista tecnico. Si gioca molto poi su definizioni diciamo, abbastanza facili da far intendere a chi ascolta da casa. E questo, fa, questo indirizzo fa parte di qualunque piano di studio? Questo ingegneria? indirizzo fa parte del, degli studi di in ingegneria meccanica eh, e più in particolare per l'indirizzo energia e ambiente della laurea Ingeg di ingegneria meccanica. Uh, con particolare attenzione per la parte specialistica uh, dove si affrontano i temi di energia e ambiente sotto varie, varie forme, impiantistiche, economiche, tecniche, di varie. Ma Federico II come ingegneria penso che sia una delle migliori sì, sì, in Italia, sì, sì, siamo, posso dirlo siamo, questo sì, senza peccare di presunzione? Assolutamente, abbiamo un numero di iscritti annuali che si gira per quanto riguarda la mia specializzazione sui 450 iscritti all'anno, questo ci consente di essere forti, stabili e di poter trasmettere ai ragazzi un valore di, diciamo, di, eh, universitario, quindi di, di contenuti molto, molto elevati, senza avere paura che i ragazzi non vengano. Su questo certo, sono molto certo. franco perché è la nostra forza. Quindi come i sistemi attuali, lei parlava di fotovoltaico, ha i suoi lati, diciamo... Non negativi, ma non danno dei dati forse certi. Da no, quello diciamo che, ho capito. che il, diciamo, è una delle fonti. Allora, parlare di sostituzione di sistemi energetici fossili diciamo, è, è complesso, perché faccio un esempio, quando noi mettiamo un, un litro di benzina in un serbatoio in realtà abbiamo una vera e piccola bomba, perché parliamo di potenziali energetici elevatissimi. Parimenti, dovremmo avere qualcosa come 10.000 metri quadri di superficie. È ovvio, laddove non abbiamo un'energia specifica eh, elevata, dobbiamo sopperire con lo spazio, e lo spazio che il fotovoltaico deve lo sottrae all'ambiente. Laddove non batte il sole, abbiamo comunque una depauperazione eh, del suolo. Motivo per cui ci sono stati dei limiti all'insediamento del fotovoltaico in campo agricolo. Anche perché, ho seguito questa cosa. Esattamente, sì. quindi diciamo diventa un bulls, un, un problema, eh, anche perché è molto più facile guadagnare col fotovoltaico che non con l'agricoltura. Addirittura questo è successo anche per l'eolico. C'è cioè un caro collega per cui ho fatto un progetto di eolico che aveva un campo di circa 20 ettari in grano in Puglia, ha lasciato e ne guadagnava diciamo, in un anno. 3.000-4.000 euro di produzione di grano, adesso ne guadagno 80.000 con una pala foto eolica che gli è stata donata dalla società che ha creato il campo eolico. Quindi diciamo, diventa anche un, una fonte di depauperamento culturale. Sono soldi facili, ovviamente, è necessario che studi, appurino che in quel punto è possibile mettere una pala eolica. Quindi, Diciamo, il sistema è complesso perché ci vuole uno studio di fattibilità, certo. una capacità di prevedere quali saranno le produzioni di energia e da là puoi fare la scelta. Però diciamo, ci sono comunque problemi ambientali in generale, vanno minimizzati e vanno studiati in maniera corretta. E quindi il futuro in questo senso qui, come studiate questi nuovi sistemi di energia? E voi come CIF collaborate, state collaborando con loro? Sì, in effetti noi eh, come General Contractor siamo eh, impegnati e interessati allo sviluppo eh, di questa transizione prende le mosse dalla 4.0 con delle modifiche eh, che il professore Amoresano potrà spiegare meglio di me, eh, ha portato appunto alla Release 5.0. Noi eh, facendo energia, eh, in effetti occupandoci di energia, eh, abbiamo mh, mh, diciamo sviluppato eh, per una serie di, eh, di beneficiari nostri clienti eh, delle possibilità eh, di partecipare sia come eh, industrie sia come eh, condomini, alberghi tutte le categorie merceologiche che possono accedere a questo eh, tipo di intervento, abbiamo studiato la possibilità che eh, diciamo, fosse ottimizzato l'ingresso e l'accesso a questa misura che, eh, che vede mh, praticamente secondo me eh, un potenziale abbastanza spinta enorme, eh, che ripeto, eh, di cui oggi riusciamo ad intravedere eh, solo un aspetto, ma studiandoci il, la, le problematiche energetiche possiamo eh, veramente dare un valore aggiunto molto molto importante a tutto. Quindi i giovani sono interessati a questo nuovo tipo di studi? Sì, i giovani sono interessatissimi, anche perché si rendono conto che anche il loro futuro e la salvaguardia ambientale. Più che il nostro e il loro, è vero. Sì, 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 e quindi sono, poi, i giovani sono una cosa incredibile perché eh, come gli dai il là, proprio... Il sono, loro sono, sì, il loro eh, li porta diciamo, a lavorare, a studiare, ad avere eh, anche grossi risultati in, eh, in materia. Poi la parte energetica è uno dei, diciamo, dei temi che loro preferiscono in generale. Io direi una cosa se mi consenti, che i giovani eh, in questo momento eh, e per questo tipo di, di intervento sono fondamentali, anche perché tutti i dottorandi e tutti i, i discepoli del, del, dell'Istituto che ha eh, seguito dal professor Amoresano eh, sono, diciamo, eh, sono molto eh, molto interessati e danno un contributo notevolissimo, in quanto ehm, il professor Amoresano soprattutto ha questo quest approccio, ha un approccio pragmatico, nel senso che dalla teoria si passa facilmente alla pratica, anche grazie al nostro apporto che mettendo a disposizione imprese che vogliono investire sia sui giovani e sia su questa Uh, su, questo, su questa misura, eh, anche perché l'Europa darà molto e questo, questo volevo chiedere dopo rispetto all'Europa: eh, l'Europa darà molto in questo senso, perché ambiente e energia vanno di pari passo e, ed, è, ed è molto sentita la problematica. Il professor mi saperà essere è, diciamo, più specificatamente sì, precisa. Se eh, senza volere, lui ha preceduto sì, la mia domanda parlando di Europa. Parte di due gruppi di ricerca, anzi, non più che di ricerca, di supporto alla ricerca per individuare eh, le migliori soluzioni per lo sviluppo energetico. In questo momento stiamo redigendo eh, due white paper: uno per quanto riguarda eh, l'efficientamento energetico industriale e un altro per quanto riguarda eh, modelli di funzionamento corretto dei sistemi solari. Uh, sono due, due, cioè due uh, joint program, programmi di giunzione dove collaboriamo con diversi enti europei per sviluppare procedure corrette da presentare poi ai governi per quanto riguarda finanziamenti eccetera eccetera. Uh, inoltre abbiamo diverse convenzioni con aziende, volevo dire una cosa per quanto riguarda le aziende. Sì. Che spesso le aziende vedono il finanziamento solo come un modo per recuperare fondi e diciamo, avvantaggiarsi anche economicamente di questi fondi. In realtà con Schiff abbiamo valutato invece un altro approccio, ovviamente non di tutte le aziende, almeno quelle che ci hanno chiesto di collaborazione, la collaborazione alle quali abbiamo detto noi vi facciamo un piano, vi studiamo, studiamo il vostro approccio industriale. Vi forniamo dei, delle soluzioni eh, che vi possano aiutare a migliorare l'efficientamento energetico. Diciamo sempre che non è avere la bacchetta magica, quindi dobbiamo entrare nel piano produttivo, studiare, e questo è quello che fanno i nostri ragazzi sviluppando procedure che poi vengono anche pubblicate su riviste importanti, però il, quello, il messaggio che voglio lanciare è che è uno studio serio che deve essere fatto per poter ottenere risultati seri non esiste diciamo, ecco, non una soluzione in, immediata e questo lo prevede anche il piano di transizione 5.0 che prevede l'avallo da parte degli enti certificatori eh, di analizzare il progetto ambientale energetico dell'azienda prima poi di, e... diciamo, di poter supportare con un finanziamento, sistemi energetici, software e altre soluzioni che possono aiutare l'azienda a rientrare nelle modalità del, dell'industria 5.0. Bene, penso che per oggi siamo detti un po' tutto, Io voglio aggiungere, solo aggiungere Sì, voglio aggiungere solo questo che, che sarà oggetto magari del prossimo incontro che faremo perché da poco è uscito il, il decreto salva casa, quello eh, che è stato varato dal governo e, che aiuta per quanto riguarda con una mini sanatoria le piccole difformità, che sì. ampliando un attimino la platea, sia in termini percentuali che sia in termini proprio della lista delle difformità. E verrà in aiuto anche al Superbonus paradossalmente per chi ha operato uh, in questo, in questo uh, impianto normativo uh, delle difformità rispetto alla CILAS che aveva presentato per, ah, per allora, fare i lavori. Eh. Quindi questo lo, però lo vedremo nella nel prossimo incontro. Professore io la ringrazio grazie, per la sua disponibilità, è ringrazio l'ingegnere Maione che ci ha fatto conoscere, voi per l'attenzione e come già anticipato l'ingegnere Maione affronteremo questa nuova tematica che è di grande attualità. Grazie e alla prossima.